Alessandra Cristini del Comitato Spontaneo contro le nocività. Alessandra, oggi siamo un po' più allegri del solito. Sì, per fortuna abbiamo avuto questa bella notizia che sicuramente non ci rasserena fino in fondo, però in questo momento ci fa tirare un bel sospiro di sollievo, insomma. Adesso fino al 28 aprile esiste questa sospensiva. Da qui al 28 aprile avete in mente ulteriori iniziative, ulteriori chiarimenti e promozioni? Sì, noi abbiamo intenzione di, anzi abbiamo già chiesto la sala in circoscrizione per un incontro per mercoledì prossimo, che mi pare sia il 17, nella sala Sabbioneta. Adesso manderemo via gli avvisi appena avremo la certezza di avere la sala, e in questa occasione appunto riferiremo su quello che è successo in questi giorni e quelle che sono le prospettive future. E poi in futuro sicuramente, vabbè, adesso il 20 aderiremo anche alla manifestazione che si farà sotto il Pirellino per la questione dell'ambiente in genere. Aderiremo a questa manifestazione che è organizzata dai vari comitati della provincia, comitati ambientalisti, e dopo in futuro sicuramente ancora qualcosa programmeremo. Sono buone le speranze di riuscire ad ottenere una vittoria completa? Le speranze sono sempre buone per conto nostro, noi ci contiamo sempre, anche perché sappiamo di avere delle valide ragioni. Poi sicuramente quando si tratta di giustizia diventa difficile interpretare quello che sarà l'esito finale, perché entrano in gioco tanti di quei cavilli, cose burocratiche di cui noi non siamo esperti e che lasciamo in mano all'avvocato nel quale confidiamo e speriamo in bene. Insomma, noi la certezza non possiamo averla, ma la speranza è forte. La partecipazione dei cittadini nel frattempo, voi che avete il metro della situazione, è aumentata, è diminuita, è stabile? In questo momento è abbastanza stabile. Noi cominciavamo a sentire anche dei momenti un pochino di stanca da parte di qualcuno che forse era anche un pochino deluso, demoralizzato. Speriamo che questa buona notizia in qualche modo faccia riavvicinare anche quelle persone che, vuoi per il freddo, l'inverno difficile e la malavoglia, vuoi per un pochino la stanchezza proprio anche della lotta, magari ha cominciato un pochino a lasciare un po' le redini e adesso magari può ritornare un po' rinvigorito. La sospensiva entra in vigore dal giorno stesso in cui è stata emanata. C'è qualcuno o avete intenzione di mandare qualcuno a controllare che effettivamente i lavori siano sospesi o non vadano avanti? Sicuramente qualcuno di noi con una certa regolarità, una volta uno, una volta l'altro, passerà di là a controllare. Certo, purtroppo non è che possiamo star lì giorno e notte, perché l'abbiamo già fatto per un certo periodo, star là tutto il giorno, e è molto pesante, non è più significativo proprio la presenza costante, però un controllo sul territorio continueremo a farlo. Anzi, se qualcuno ha voglia, quando deve fare un giro, quando va a far benzina, quando va a fare la spesa al supermercato, nel tornare passa di lì, torna indietro, vede cosa è successo, basta. Bene. Se ha qualcosa ce lo fa sapere. Grazie, in bocca al lupo, e speriamo che questa storia possa trovare una soluzione favorevole alla salute dei cittadini soprattutto. Grazie a te, grazie a tutti.